L'Aquila lavora sulla realizzazione di parcheggi e ce ne sono diversi in programma, una carenza cronica che scatena spesso malumori e polemiche. Prima risposta con il parcheggio di prossimità di Porta Leoni, che non basta. Ora si cercano altre soluzioni, due sono già in itinere, anzi tre. Se si considera l'area dell'ex INAM che dall'ASL sta passando al comune e sarà parcheggio, 2 milioni di euro arrivano dal PNRR per realizzare 240 posti all'ex Caserma Rossi. Sul futuro di quella zona erano state avanzate nel tempo tante proposte, zona strategica e vicino al centro, che sarà dotata anche di aree verdi, punti informativi turistici e bike sharing. Procedono spediti i lavori di progettazione dei nuovi parcheggi nella zona della Fontana Luminosa. Il primo intervento rapido sarà sulla Caserma Rossi. Abbiamo visto tutti i 2 milioni che sono stati dati in dote al Comune dell'Aquila per realizzare un intervento sull'area davanti alla questura all'interno della Caserma Rossi. Stiamo già pianificando come abbattere il muro e come realizzare in tempi strettissimi il parcheggio, circa 240 posti che verranno collegati con una navetta elettrica alla Fontana Luminosa. Non è l'unica opera che si andrà a realizzare. A giorni sarà consegnato il progetto da oltre 200 stalli al comune per Viale della Croce Rossa. Non più un parcheggio multipiano, che sarebbe stato troppo impattante, ma sarà a raso, con un ascensore di collegamento nella zona di San Basilio, dove c'è l'università. Un fatto che permetterà a studenti e docenti di parcheggiare in maniera comoda e liberare un centro sempre più congestionato dalle automobili. E si aggiunge a questo intervento anche il progetto di un nuovo parcheggio da 200 posti a raso sotto le mura lungo il viale della Croce Rossa. Un parcheggio che avrà sicuramente una vocazione universitaria, cercare di togliere le auto degli studenti e dei professori dal centro storico con un ascensore che collegherà direttamente al Dipartimento di Scienze Umane e chi parcheggerà sul viale della Croce Rossa.